Diciamo che a Celenova ultimamente non va annoiate, era iniziata la giornata con diverse segnalazioni da parte di ragazzi, vandali che avevano diverto diverse segnali stradali e poi diciamo, la giornata è sfociata purtroppo con questo atto vandalico ai danni di auto. Sì, purtroppo è una situazione che noi viviamo da molto tempo, è legata a una serie di condizioni specifiche del territorio. In particolare questi fenomeni si verificano durante il periodo delle feste, quando abbiamo qui una partecipazione molto intensa da parte di vacanzieri con relative famiglie. Purtroppo c'è da dire che nella sostanza qui non ci sono punti di aggregazione sociale, specialmente per i giovani. E quindi la sera questi gruppi di ragazzi, ragazzetti, adolescenti vagolano in giro per il territorio, spesso creando danni e vandalismi. E quello invece del fenomeno delle automobili danneggiate è un altro segnale di disagio sociale, ed è legato anche quello ad alcune presenze sul territorio di persone sbandate. Quello di cui stavate parlando nei titoli è una persona disagiata, con particolari probabilmente situazioni psicologiche, e oltretutto era sembra fosse ubriaco, comunque poco controllato dal punto di vista dei gesti. E c'è stata una serie di mom alcuni momenti di tensione che sul gruppo di controllo vicinato hanno esortato addirittura a creare delle ronde per andare a, come dire, a fermare, a bloccare in qualche maniera questi atti vandalici. Purtroppo noi abbiamo sempre cercato di bloccare questo fenomeno che nasce dalla pancia, dalla reazione delle persone che sono spesso, per non dire infastidite, per dire veramente da qualcuno ogni tanto cerca di fare giustizia. Anche perché poi andando a fare Esatto. delle ronde notturne si potrebbe passare dalla parte del torto, perché il singolo cittadino non è deputato a fermare, Esattamente. bloccare, quindi privare della libertà Esatto. un'altra persona, anche se sta sbagliando. Quindi si rischia la denuncia poi, beffati due volte. Esattamente quello che noi cerchiamo di comunicare continuamente, la segnalazione, ma mai l'intervento diretto in contrasto o azioni vandaliche o comunque di reati in qualche maniera. Quello è un compito deputato esclusivamente alle forze dell'ordine, è quello che noi continuiamo a ripetere. Quello che invece sollecitiamo è un'attenzione reciproca a tutto quello che si verifica sul territorio, o anche quello che può sembrare propedeutico a delle situazioni di allerta, affinché vengano bloccate o quantomeno prevenute prima che si verifichino questi fatti. Citavate voi prima i problemi legati ai giochi pirotecnici che ogni anno causano danni, fenomeni e problematiche fisiche anche di tante persone. Io sono un chimico degli esplosivi, esperto, nonché perito balistico di tribunale, quindi so di che cosa parlo, e ogni anno facciamo delle conferenze alle scuole del territorio e non, proprio per educare i ragazzi al problema dei fuochi d'artificio, al problema del fatto dei rischi che possono essere prodotti a causa dell'uso incauto dei fuochi d'artifici. Ricordo i danni che sono successi a Roma al Largo Prenestre qualche anno fa, quando un deposito abusivo di fuochi sotto un palazzo fece crollare il palazzo con 17 morti, Largo Prenestre, un fatto di cronaca vera, e in cui ricordo appunto che l'attenzione è anche questo, evitare che si verifichino questi accumuli illegittimi, ma comunque anche pericolosissimi, anche di fuochi legali sono pericolosi uguali. E quindi attenzione, educazione e prevenzione. Queste sono le nostre linee guida. Ecco, diciamo che come Sul controllo nostro. del vicinato voi siete molto attivi sul territorio, sulla frazione e quindi vi adoperate non soltanto, ecco, per sensibilizzare ragazzi che poi vediamo, lei diceva, non ci sono centri di aggregazione, questi ragazzi quindi vagano e magari come unico divertimento hanno quello di distruggere. Però io mi ricordo che alla mia età non avevamo centri di aggregazione magari fissi, ci rincontravamo in una piazzetta su una panchina, ma non ci sarebbe mai venuto in mente di causare danni che vediamo in foto. C'è qualcosa che non va oggi in questi È ragazzi? certo, Manca è certo, qualcosa? è certo, è un problema sicuramente sociale che va, come dire, molto più lontano di quello che era il futuro
che noi vedevamo qualche decennio fa. Purtroppo oggi questi ragazzi, ripeto, mancano di valori primari, specialmente e forse prima di tutto nelle famiglie. Quindi se escono in queste condizioni, reagiscono in queste condizioni, poi l'effetto massa, l'effetto branco di lupi fa il resto. Ma ripeto, questo è un fenomeno che noi verifichiamo ogni anno, specialmente durante i periodi delle feste, quando qui questi ragazzi non hanno altri riferimenti che probabilmente potrebbero avere presso le loro zone di residenza abituale, quando si trovano qui, non avendo né nessun punto di riferimento, consideri che uno dei punti di riferimento della zona, che era un bar nella zona di Piazza Morbidelli, qualche settimana fa è stato chiuso proprio a causa di questi problemi. Il vandalo, purtroppo, il vandalismo è legato a un disagio sociale, questo è evidente. Noi, ripeto, come Controllo del Vicinato, tra l'altro da anni organizziamo degli incontri periodici dove educhiamo le persone a come proteggersi nelle abitazioni e come proteggere l'ambiente, specialmente per quanto riguarda gli atti vandalici e per quanto riguarda l'abbandono dei rifiuti, il degrado legato veramente al territorio, perché è una spirale, diventa una busta della spazzatura buttata per strada, abbandonata vicino a un cesto di rifiuti piccoli, diventa una calamita e se non viene rimossa rapidamente, ben presto diventa una mini discarica. E noi stiamo appresso, e devo dire la verità anche grazie alla collaborazione della società che fa la raccolta dei rifiuti differenziati di Cerveteri, che con rapporto diretto riusciamo a segnalare e a far rimuovere rapidamente, ma è un lavoro improbo. Ecco, per quanto riguarda invece questi ultimi atti che si sono verificati, da una parte abbiamo visto il controllo del vicinato, lo voglio ricordare, funziona benissimo perché proprio una persona iscritta al controllo del vicinato tempo fa, quando vide che si stava per perpetrare un'effrazione all'interno di un'abitazione, forse proprio la sua, ha subito lanciato l'allarme mettendo in fuga i malviventi. Quindi diciamo l'unione fa la forza. Certamente, no, non era legato alla mia abitazione questo fenomeno, ma la casistica che abbiamo è veramente lunghissima, ci sarebbe da parlare per ore sui fatti che siamo riusciti in qualche maniera a risolvere, ma questo vale per tutto il territorio. Noi tra l'altro andiamo addirittura in varie città d'Italia come delegazione del territorio di Cerveteri a promuovere questo progetto del controllo del vicinato. Recentemente siamo stati nelle Marche. L'unico problema che abbiamo è legato alla scarsa sensibilità di alcune amministrazioni comunali, mentre molte amministrazioni comunali sono attente e sollecite, no? Il comune di Sant'Elpidio a Mare recentemente avevamo una platea di un teatro di quasi 1.000 ragazzi, 1.000 ragazzi che sono stati portati lì apposta ad assistere a questo modello civico di sicurezza solidale. Purtroppo in alcuni comuni questo problema è visto, non lo so come e perché, in maniera poco favorevole. L'unico modo che noi abbiamo è quello di fasarci direttamente con le forze dell'ordine e questo avviene, è avvenuto in particolare grazie al rapporto diretto e personale, a prescindere purtroppo dalla sensibilità delle amministrazioni comunali, che noi esortiamo sempre, attenzione, questa è un'attività civica, gratuita, non prevede ronde e non prevede bandiere di partito. Forse potrebbe essere questo un peccato veniale. Potrebbe invece essere una grandissima risorsa laddove le amministrazioni, a causa del blocco dei turnover, dei concorsi bloccati, le scarse assunzioni che si possono fare in seno a polizia locale o ad altri, hanno a disposizione 40.000 abitanti, se poi ci pensiamo Esatto, bene. consideri che nell'ambito del Marina di Cerveteri noi abbiamo un gruppo di circa 240 cittadini iscritti nell'ambito del controllo del vicinato collegati direttamente ai WhatsApp e quindi qualsiasi segnalazione, qualsiasi evento, qualsiasi fatto o anche qualsiasi segnale indicativo viene inserito nel controllo del vicinato. La struttura è, mi scusi il termine, strutturata perché ognuno è, come dire, facente parte di un gruppo coordinato da un coordinatore che viene abilitato appositamente dall'associazione del controllo del vicinato e viene abilitato ed istruito cosa fare delle informazioni per evitare le calunnie, i facili mostri, gli allarmi fasulli e così via. Questo sistema fa sì che poi l'informazione alle forze dell'ordine sia già filtrata o comunque verificata per evitare appunto quello che dicevamo. E grazie a questo, ma
che ne so, abbiamo risolto una miriade di problemi piccoli, medi, piccoli, medi e grandi. Quello, il cartello che vedete alle mie spalle di solito viene adottato e applicato dove sono operativi i gruppi del controllo del vicinato. Noi qui siamo operativi a Cervete da oltre 6 anni e nonostante varie promesse dell'amministrazione comunale, questi cartelli ancora non sono stati applicati. L'ultimo collegamento riguardo di questo è stato il comando della Polizia Locale che ci ha contattato per chiederci se volevamo applicare questi cartelli, bisognava presentare un progetto firmato da un professionista per ogni cartello statale che volevamo apporre, di pagare la quota di pubblicità come se fosse un cartello che vende qualcosa e una polizza d'assicurazione come responsabilità civile. Guardate, è veramente paradossale una cosa del genere, mentre in tutta Italia oltre 600 comuni hanno adottato questo progetto e quindi lo hanno applicato e 42 prefetture hanno emanato appositi protocolli di intesa per far adottare questo progetto nell'area di loro pertinenza. Quindi è un'attività assolutamente istituzionale, anche se basata sulla base del volontariato cittadino. Quindi parte dal basso, non parte dall'alto, però è assolutamente a contributo della comunità cittadina, non certo di qualsiasi altra cosa, e non sono ronde, lo ripeto, per evitare equivoci di facili, come dire, epigoni di questa storia.